L'Abruzzo è una regione privilegiata perché nella seconda metà dello scorso anno si è procurata una evidenza fortissima. Si tratta di questo lavoro che oggi presenterò a tutti quanti e che è stato pubblicato su una delle maggiori riviste mondiali di vaccinologia, Vaccin, nella seconda metà dell'anno scorso. In questo lavoro, grazie soprattutto all'abilità del professor Manzoli e del suo gruppo epidemiologico, siamo riusciti a prendere tutti i dati dei vaccinati, dei non vaccinati, per tipo di vaccino e anche con numero di dosi e a vedere se se la vaccinazione si associasse a un incremento delle morti improvvise, cosa che è stato completamente escluso. Ci sono dati invece importanti che dimostrano, non nel bambino, non nel giovane, ma nell'adulto, che la circolazione del Covid nella fase prevaccinale sia associata ad un importante aumento, quasi a un raddoppio, delle morti improvvise nelle zone dove c'è stata una circolazione epidemica importante. Beh, tra i ragazzi non c'è stato, ripeto, un aumento di morti improvvise e l'abbiamo dimostrato conclusivamente con un lavoro di altissima forza statistica. La morte improvvisa associata al Covid, al virus, all'infezione nativa dal virus, è invece giustificata purtroppo dalla coagulopatia intravascolare determinata dal virus che può a livello cardiaco generare delle aritmie. Ci sono tanti altri problemi del bambino e dell'adolescente che nella nostra regione meritano senz'altro un monitoraggio per i quali io volentieri darò per quanto di pertinenza un contributo.